in questo numero di Qui Europa Magazine. La Commissione chiede più sostegno alle imprese sociali. L'UE rivede il bilancio e chiede 66 miliardi agli Stati membri. Smartphone e tablet saranno sempre più ecosostenibili. Misure concrete a sostegno dell'economia sociale, che privilegia le persone e l'ambiente rispetto al profitto. A chiederle è la Commissione europea, per un settore che impiega in totale 13,6 milioni di persone nell'Unione per affrontare le principali sfide della nostra società. Dai servizi sociali e di assistenza, agli alloggi, alle attività ricreative e all'energia a prezzi accessibili. Fanno parte di questo comparto cooperative, associazioni senza scopo di lucro, fondazioni e imprese sociali. La proposta mira a creare condizioni favorevoli affinché le organizzazioni dell'economia sociale possano prosperare e crescere e sensibilizzare sul loro potenziale, in particolare nella creazione di posti di lavoro di qualità, sostenendo l'innovazione e l'inclusione. Nonostante il loro contributo alla società, le organizzazioni dell'economia sociale incontrano spesso ostacoli nello sviluppo e nel potenziamento delle loro attività, a causa della mancanza di comprensione e riconoscimento dei loro modelli imprenditoriali. Per superare queste sfide, la proposta di raccomandazione del Consiglio invita gli Stati membri a sviluppare strategie globali per l'economia sociale al fine di promuovere un ambiente favorevole in tutti i settori di riferimento, adattando i quadri politici e giuridici. Inoltre, la Commissione chiede agli Stati membri di progettare politiche del mercato del lavoro che sostengano i dipendenti delle imprese sociali, promuovano l'imprenditoria in questo settore e garantiscano condizioni di lavoro eque attraverso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva. La Commissione europea chiede agli Stati membri un'iniezione di nuovi fondi per un totale di quasi 66 miliardi nell'ambito della revisione del bilancio europeo, il cosiddetto quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Le priorità tracciate dall'esecutivo sono tre: l'Ucraina, la questione migratoria e la competitività tecnologica. La richiesta è stata avanzata con l'obiettivo di realizzare rafforzamenti mirati in alcuni settori prioritari. C'è quindi il fenomeno migratorio, nella sua dimensione interna ed esterna, con un rafforzamento di 15 miliardi del bilancio dell'UE. E c'è anche il sostegno dell'Ucraina, con una capacità di 50 miliardi tra il 2024 e il 2027. Tra le proposte pure una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, per promuovere la competitività a lungo termine dell'Unione e un meccanismo efficiente per provvedere ai maggiori costi di finanziamento di Next Generation EU, determinati dal rialzo dei tassi di interesse. Le proposte di modifica del bilancio e quelle legislative proseguiranno il loro iter all'Europarlamento e con gli Stati membri in sede di Consiglio. Secondo la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il bilancio è uno strumento strategico fondamentale per rispondere alle sfide gigantesche che l'Europa si trova ad affrontare. Nuove norme per aiutare i consumatori a compiere scelte informate e sostenibili all'atto dell'acquisto di telefoni cellulari o tablet. È questo l'obiettivo della proposta della Commissione europea, che coincide con l'approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio di misure finalizzate a rendere i dispositivi più efficienti sotto il profilo energetico, più durevoli e più facili da riparare. Gli interventi contribuiscono a risparmiare energia, a ridurre l'impronta di carbonio, a sostenere modelli imprenditoriali circolari e a rendere i consumatori partecipi dei benefici offerti dal Green Deal europeo. I telefoni cellulari e i tablet permetteranno di ridurre il consumo annuale di energia primaria di circa 14 terawatt ora entro il 2030, equivalenti a un terzo dell'attuale uso di energia primaria di questi prodotti. Gli smartphone e i tablet immessi sul mercato dovranno recare informazioni sulla loro efficienza energetica, longevità, protezione dalla polvere e dall'acqua e sulla resistenza alle cadute accidentali. Inoltre, per la prima volta, a un prodotto immesso sul mercato dall'UE viene imposto l'obbligo di mostrare un indice di riparabilità. Ciò aiuterà i consumatori a compiere scelte più informate e sostenibili per i propri acquisti e incoraggerà il consumo sostenibile.